Capitolo sesto di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma. Capitolo sesto. Il signor Luciano e la signora Matilde si vedevano quasi tutti i giorni in quella piccola società d'amici che le veglie o le escursioni per i dintorni riunivano quotidianamente. La signora fu indisposta 2 o 3 giorni e non si fece vedere. Allorché si incontrarono la prima volta, parve così mutata a Luciano che egli le domandò premurosamente della salute. Il contegno di lei, le sue risposte, furono così imbarazzate che il giovane ne fu imbarazzato egli pure, senza saper perché. Evidentemente ella lo evitava. Era sempre allegra, spiritosa ed amabile con tutti, ma con lui era cambiata. Anche il marito aveva cambiato maniere, senza che nulla fosse avvenuto, senza che una parola fosse stata detta, senza che Luciano stesso sapesse ancora perché egli fosse così turbato, perché l'imbarazzo di lei rendesse imbarazzato anche lui e perché si fosse accorto del cambiamento del signor Giordano. Una bella sera di luna piena, tutta la comitiva era uscita a passeggiare e Luciano offrì risolutamente il braccio alla signora Matilde. Ella esitò alquanto, ma non osò rifiutare. Camminavano lentamente, in silenzio, mentre gli altri ciarlavano e ridevano. Ad un tratto ella gli strinse il braccio e gli disse con un soffio di voce: «Vedete?» Il signor Giordano era lì presso, dando di braccio alla signora Olani. La mano che stringeva il braccio di Luciano era convulsa e tremante, la voce aveva una vibrazione insolita. Quando il signor Giordano ebbe lasciata al cancello della villa la signora Olani, sembrò lasciare anche una maschera che si fosse imposta sino a quel momento e mostrossi soprappensieri, taciturno e accigliato. Ho paura di lui, mormorò Matilde sottovoce. Luciano premette quel braccio delicato che s'appoggiava leggermente al suo e che gli rispose tremante e gli si abbandonò confidente e innamorato. A lui che non avrebbe potuto proteggerla neppure dando tutto il sangue delle sue vene. Si volsero uno sguardo solo, lucente nella penombra, quello della donna smarrita, e chinarono gli occhi. Sull'uscio della casa si lasciarono, e io non osò stringerle la mano. Ella partì. Né seppe già mai quali notti ardenti di visioni egli avesse passato, quali febbri l'avessero roso accanto a lei, mentre sembrava così calmo e indifferente, quante volte fosse stato a divorarla non visto con gli occhi, e quel che si fosse passato dentro di lui, allorché sorridendo dovette dirle addio dinanzi a tutti. E quando la vide passare rincantucciata nell'angolo della carrozza, con le guance pallide e gli occhi fissi nel vuoto, e qual nodo d'amarezza gli avesse affogato il cuore allorché rivide chiusa quella finestra dove l'aveva vista tante volte. L'indovinò? Indovinò egli stesso quel che avesse sofferto ella pure? Quando si incontrarono di nuovo, dopo lungo tempo parvero non conoscersi. Non vedersi, impallidirono e non si salutarono. Finalmente si incontrarono un'altra volta, al ballo, in chiesa, al teatro, auspice Dio o la fatalità, e infine le disse: «Come potrei vedervi?» Ella impallidì, si fece di braccia, chinò gli occhi, glieli fissò ardenti nei suoi e rispose: «Domani». E il domani si videro. Un'ora dopo ella aveva l'anima ebbra di estasi, i polsi tremanti di febbre e gli occhi pieni di lagrime. «Perché m'avete raccontato quella storia?» ripeteva balbettando come in sogno. «Era pentimento, rimprovero o presentimento?» Alcuni mesi dopo, in autunno, la medesima compagnia d'amici s'era riunita ad Aci Castello.
I due che s'amavano avevano saputo nascondere la loro febbre, o il marito aveva saputo dissimulare la sua collera, o la signora Olani era stata più assorbente. Si vedevano come prima, si riunivano come prima, erano allegri o sembravano come prima. Qualche fuggitivo rossore di più sulle gote e qualche lampo negli occhi, null'altro. Si facevano le solite scampagnate, i soliti ballonzoli, si andava in barca o a cavallo sugli asini e si progettò anche il solito pranzo sulla vecchia torre del castello. La signora Matilde mise in mezzo tutti gli ostacoli, il marito la guardò in un certo modo e le domandò la ragione dell'insolita ripugnanza. Andò anche lei. Il pranzo fu allegro come quello dell'anno precedente, si mangiò sull'erba, si ballò sull'erba e si buttarono sull'erba le bottiglie dopo che ne furono fatti saltare i turaccioli. Si ciarlò del castello, di memorie storiche, dei Normanni e dei Saraceni, della pesca delle acciughe e dei secoli cavallereschi, e tornarono in campo le vecchie leggende, e si raccontò di nuovo a pezzi ed a bocconi la storia che Luciano aveva raccontato la prima volta in quel luogo medesimo, e che alcuni nuovi venuti ascoltavano con avidità, digerendo tranquillamente ed assaggiando il buon moscato di Siracusa. Luciano e la signora Matilde stavano zitti da lungo tempo ed evitavano di guardarsi. Fine del sesto capitolo. E che gli rispose tremante e gli si abbandonò confidente e innamorato, a lui che non avrebbe potuto proteggerla neppure dando tutto il sangue delle sue vene. Si volsero uno sguardo solo, lucente nella penombra, quello della donna smarrita, e chinarono gli occhi. Sull'uscio della casa si lasciarono, e in un osò stringerle la mano. Ella partì. Né seppe già mai quali notti ardenti di visioni egli avesse passato, quali febbri l'avessero roso accanto a lei, mentre sembrava così calmo e indifferente, quante volte fosse stato a divorarla, non visto, con gli occhi, e quel che si fosse passato dentro di lui, allorché sorridendo dovette dirle addio dinanzi a tutti, e quando la vide passare rincantucciata nell'angolo della carrozza, con le guance pallide e gli occhi fissi nel vuoto.